Comunque, se mi permetti un attimo, tornando alla famosa categorizzazione che mi piace tanto, ti volevo Vai. enunciare i cinque verbi. Cosa fa sto benedetto Revenger? Quindi abbiamo visto la premessa, li ha realizzati, li ha sottratti, li ha ricevuti, cioè ha in mano sta benedetta foto o questo video. Lo invia. Oppure lo cede, oppure lo consegna, oppure lo diffonde, oppure lo pubblica. La pena è sempre quella, da 1 a 6. Va da sé che scegliamo 1 anno di reclusione se l'ho mandata a una persona, quindi invia, o se l'ho ceduta, se gliel'ho consegnata, perché non è necessariamente un reato informatico questo, eh? Posso tranquillamente dargliela a scuola. Fargliela trovare sotto il banco perché ho la stampa, piuttosto che, mi ricordo il primo caso di cui io mi sono occupata, era il 2002 e quando ottenemmo la restituzione del contenuto, non ridere, ci hanno dato dei VHS. Il VHS è proprio la preistoria Ma in effetti stavo, mentre mi dell'amministrazione. stavi parlando del 2002, stavo un attimo andando indietro nel tempo a pensare, ma quale tecnologia digitale c'era nel 2002? La Perché, telecamera. esatto, la classica web, esatto, sì, la telecamera, la webcam forse iniziavano, magari un po' meno in Italia. Era la telecamera. Ma guarda, quello è un caso che io cito sempre, perché pur essendo il primo di cui mi sono occupata, parte tutto da lì e tutto lì ritorna, perché non si sono inventati neanche granché. Praticamente questa ragazza che si rivolse a me tramite il fidanzato subentrato, viveva in America, perché si chiama revenge porn questo reato, perché il primo sito dove approdavano questi contenuti era un sito americano che si chiamava Revenge e serviva a vendicarsi, quindi ci sta che abbia questa nomenclatura ancora. Questa ragazza era finita su Revenge perché dopo aver lasciato il suo fidanzato aveva pianto per qualche settimana sulla spalla del suo roommate, cioè del suo coinquilino, e poi il coinquilino gli aveva detto: senti, vabbè, adesso te lo posso dire. Mi scocciava un po' ammetterlo, ma guarda che io avevo fatto un bel buco nel muro nella tua stanza e ci avevo messo la videocamera perché io sono un guardone e quindi io vi guardavo. Questo, tolto lo stupore del primo momento e la voglia probabilmente di tirargli un pugno, si è detto: ah sì? Cioè tu hai questi materiali miei? Non era stato lui, era di tutte le quattro categorie che dicevamo prima, il sottrattore, cioè lui gli aveva rubate queste immagini a tutti e due. Peccato che poi il fidanzato lasciato arrabbiato si sia fatto convincere a pubblicare su Revenge. Comunque, quella ragazza, di tutte le ragazze che ho assistito e che assisto, è stata forse la più fortunata, perché all'epoca era talmente nuova la fattispecie che è bastata una lettera. Con una raccomandata si è fatta paura al tizio che ha restituito tutto con un bel pacco di VHS che arrivavano da New York a dove stava la ragazza, cioè a Milano. E la cosa è finita lì. Oggi come oggi, con le nuove metodologie, le nuove tecnologie e l'informatica nella tasca di tutti, perché basta avere in mano un telefonino, è molto più Certo. difficile perché guarda pubblica e guarda diffonde, che sono Sì. i verbi numero 4 e numero 5, che hanno una differenza tra loro, significa numero di destinatari limitato, numero di destinatari illimitato o potenzialmente illimitato. Lì, cioè fermare gli inoltra è difficilissimo e soprattutto è difficilissimo andare a recuperare tipo rete dei pescatori le fila di questa catena che a volte è realmente complicata. Oggi come oggi si parla tantissimo di Telegram perché avrai sicuramente sentito
parlare della sfida lanciata da Anonymous, che peraltro ha già portato il suo bravo risultato, cioè questo gruppo di attivisti hacker, che ha proprio chiesto espressamente a tutti coloro che possano dare informazioni di fornire gli account di PayPal piuttosto che i nickname di chi, soprattutto all'interno dei canali Telegram, abbia diffuso e condiviso materiali di revenge porn. Loro poi si sono occupati anche di pedopornografia, che non è la stessa cosa. La pedopornografia è il contraltare del revenge quando parliamo di minorenni, ed è un reato molto più grave. La pena in Italia è assolutamente il doppio di quella del revenge porn. Però il revenge porn resta ed è un vero grimaldello interessante per fermare un fenomeno di cui non voglio parlare perché è spettanza tua, ma l'hanno definito giustamente lo stupro virtuale di gruppo.